Ragazzi, ragazzi, ragazzi. Video tecnico, video tecnico. Ciao a tutti ragazzi, sono Liucchi e benvenuti in questo nuovo video. E mi chiedo scusa prima di partire, vi chiedo cortesemente di guardare tutto il video e poi eh, decidere voi. Per tutti coloro che pensano che il video potesse, potrà essere noioso, eh, vi invito ad andare subito a fine video, perché troverete una bella sorpresa, ci sarà la scritta fine. Questo è per il, una perla di saggezza, mentre per tutti coloro che invece non vogliono vedere il video e sono finiti qui casualmente in alto ci dovrebbe essere una X rossa. Peccato che questa X rossa, scusate il tram che passa, scusate anche la voce già che pa mentre passa il tram faccio le due rescu le, do le dovute scuse. Scusate magari la voce, gli occhi perché mi sono appena svegliato eh, in questo video volevo appunto Chiedere scusa a molte persone, ma ne parliamo dopo. Dicevo appunto magari una cosa strana. Mh, sapete, a me piace viaggiare con la fantasia. Peccato che nella strada, mh, nella vita reale, nel mondo, non ci possa essere questa X rossa sulle persone reali dove noi potremmo, eh, non lo so, eh, cliccare quella X e offuscare, eh, eh, rendere invisibili quelle persone dinanzi ai nostri occhi e poterle non vedere. E cliccare con le x quando le persone non ci piacciono e invece no siamo costretti a adattare altri metodi ora in questo video volevo porre porgere delle mie dovute scuse a molte persone che mi seguono soprattutto soprattutto gli adulti trentenni quarantenni ventenni eccetera eccetera soprattutto mia mamma mia mamma credo abbia 52 anni 51 non voglio dire una stronzata scusa mamma eh perché mia mamma è una delle mie prime fan, per cui darle della bambina mi sarebbe un po' troppo. Però chiedo scusa in primis in partenza, perdonatemi, perché in questo video scenderò ai livelli di un qualcuno, di Barzagli. Stamattina trovo l'ennesimo video di Barzagli per cui sì, mi sento in dovere di rispondere con questo video e oltre, invece di sentirmi dire nei commenti "Luke, basta con questa storia", io in questo video non parlerò solo di Bonucci parlerò di tante altre cose. Mi sento in dovere di voler fare un vlog. E visto che fa caldo, non ho voglia di stare lì a giocare come nerd, preferisco fare vlog. no? Siamo in agosto, il 10 agosto, per cui già tanto che faccio video, molta gente è in vacanza. Ehm, ragazzi, mi dispiace, oggi mi toccherà darvi dei bambini. Devo fare anch'io di tutta un'erba un fascio, visto che gli altri di tutto il fascio facciano un fasciatoio. E. Uh, visto che il signor Bonucci continua a insinuare che tutti coloro che ci seguono sono bambini va bene visto che io oramai ho risposto con un altro video ho risposto con dei grafici, con delle affermazioni, con delle prove non mi interessa eh, oramai il veterinario sta se seguendo molti gatti perché è chiamato, visto che su web è definito come il gattaio eh, sta cercando di arrampicarsi con questi artigli questo piccolo gattino però Cercando di essere furbo, ma è talmente stupido che sta cercando di aggrapparsi su uno specchio, per cui continua a scivolare, aggrapparsi, scivolare. Ora, una volta averlo tra virgolette smerdato con quel grafico, eccetera, eccetera, non se lo aspettava, secondo me, e non sa più cosa dire, no? Allora è costretto a tralasciare i bambini e cercare di attaccarmi in altri ambiti, ossia ora sul suo Facebook posta delle foto. Quanto, quanto belle posta delle foto di domatori di tigri con la sua faccia perché lui si sente un domatore di tigre eh, io un consiglio che posso dare visto che sono sempre stato contrario contro i domatori e quando succede poi la cattiveria no? tipo il leone che si ribella si, ma, si sbrana il domatore un gruppo di tigri all'interno di una gabbia all'interno di uno spettacolo all'improvviso si ribellano e sbranano il domatore sono una di quelle persone che gode Gode, ogni domatore che viene sbranato al giorno io godo. Veramente godo, io a me non dispiace, non mi vergogno a dirlo perché molte volte è meglio l'animale che l'uomo, per cui sono da quella parte. E vedere un veterinario ai livelli del signor Bronzetti, del dottor Bronzetti, postare delle foto che lui doma delle tigri, non è da veterinari, è da vigliacchi. E soprattutto quando poi nei commenti su Facebook, se andate sul mio Facebook, c'è qual qualche commento di ragazze o non, che gli fanno dei commenti molto intelligenti con un, un lessico italiano perfetto, eh, non possono dire Luke sbagli congiuntivi, Luke come parli, io parlo come voglio. E siccome... Da piccolo ho lavorato, non ho tanto studiato, l'importante è che si capisca il concetto, poi che vieni tu a dirmi Luke non sai l'italiano, io non so l'italiano ma tu non sai la vita, per cui sono due cose completamente diverse. Oh, abbiamo visto, e eh, andate a vedere sul mio Facebook, molti di questi commenti abbastanza lunghi, intelligenti, dove non c'è nessun tipo di offesa educazione al 100% lui blocca questi utenti cancellando il commento e poi postando delle foto sto dominando le tigri perché se bloccare i, blo i commenti anche positivi bloccare le persone è dominare no quello è cacciare quello è essere vigliacchi ok perché caro sbronzetti io non ti ho rotto le palle ok non, non ti ho mai nominato non ti ho mai rotto le palle sei tu che mi stai continuando ad attaccare hai fatto una decina di posti in due giorni su di me. I Tigrotti, i Lecca Lecca, eh, i Kinder Bueno, eccetera, eccetera, no? Sempre tartassando i bambini. Visto che con i bambini non ci riesci più, ora stai iniziando a tartassare le palle. A me stesso. E non ti offendere, eh. ho detto che hai rotto le palle, ma non in termine eh, rotondico, non in termine eh, quella cosa... Sai ondulare, evascolare, ondu ondulescente. No, 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 no. Hai rotto proprio le palle che sono il contorno di quella forma fallica. Poche parole, magari non giriamo troppo intorno. Sai, ci sono bambini che ci seguono, per cui cerchiamo di dare i nomi al posto giusto. Hai rotto il cazzo. Hai rotto completamente il cazzo. Perché va bene che sono seguito da bambini, no? Poniamo il caso, sia vero. A te. Ora voglio essere più educato possibile, eh. Che minchia te ne fotte? Che io sia seguito da bambini o meno? A te che cazzo te ne fotte? Devi continuarlo a puntigliare in tutti i video E poi sei tu che dici Ma i, le mie critiche... No, aspetta, scusami, permettimi però Che hai spalato un merda dappertutto Permettimi che io adesso faccia sorridere qualcuno Ragazzi Luke4316 È seguito palesemente da solamente bambini Ora, questi bambini Che mi vengono a commentare Perché poi si vede il dato tecnico Vengono a commentare che io sia gay qui e lì, che ho quattro capelli in testa. Si nota palesemente che la mia tesi sia perfetta. Scusate ragazzi se lo imito io, non è per qualcosa, però non posso mettere la sua voce per problemi di copyright, per cui preferisco reimitarla. Questo è quello che ha detto lui nel suo video. E devo dire che, caro Brunetti... Se ti facevo più intelligente, più furbo, sai, sull'ambito nel mondo di YouTube, soprattutto su Facebook, queste piattaforme, social network, le, la maggior parte delle persone che commentano è palesemente che siano ragazzini, bambini, ragazzi, quelli che hanno del tempo da spendere. Le persone adulte che mi seguono, ci seguono, ti seguono, magari mentre io e te ci stiamo facendo video a vicenda a vicenza, eh, Magari quelle persone stanno lavorando, non credi? Magari quelle persone non perdono tempo a lasciarti il commento su Facebook o su YouTube, come a te, come a me. Magari guardano il video, ma non commentano, non mettono il pollice in su, non vengono sul team speak, non, non, non interagiscono con noi, perché guardano il video, sono persone adulte, ok? Per cui tu ti stai appellando a delle cose che vedi, che tutti vedono. Ma è normale che il bambino va a commentare, è normale che il bambino vada lì ad insultare se è un gay, ok? Che per loro poi può essere un insulto. D'accordo, tu stesso sono bambini, e te lo ripeto, io sono bambini, io sono seguito anche da bambini, ma non tutti bambini come tu vuoi far credere. E questa perla di saggezza che ti sto dando in questo momento, che eh, i bambini, i ragazzini vanno lì a commentare, a rompere le palle, mentre gli adulti si fanno gli affari loro, eh, questa è... Eh, Brunzetti.. Sto dando un po' di lezioni Sia nello scorso video che in questo Le prossime lezioni Infatti i prossimi video che farò Se, se li farò su di te Credo che le lezioni le metterò a pagamento Poi magari ci mettiamo d'accordo in privato per il prezzo, no? Visto che tu nel tuo ultimo video parli anche di soldi Ora, tornando al discorso di prima Ragazzi Non sa più dove appellarsi Non sa più dove attaccarsi questo gattino Che si arrampica su uno specchio Ed è tutta in via di discesa Ok? Verso l'infinito e oltre Come si dice Come si suol dire e... C'è. Allora, cerco di far capire ragazzi. Poi sai, io non sono abituato a fare dettagli, non sono abituato a scrivermi delle cose. Tutto quello che ho per la mente lo dico e poi mi sono anche appena svegliato, per cui... Ehm, questa cosa delle tigri, ok? Per cui non è più riuscito sui bambini, ora si sta attaccando alle tigri. Lui sta domando le tigri. Neanche quella l'è più passata, ok? Ora si sta attaccando alla persona, a me stesso, ha fatto l'ultimo video dove alla fine parla dei miei live. Ora, parlare dei miei live, no? Dove io misi un tasto donazioni, dove c'è tuttora. Però ho tolto quelle donazioni in live, chi vuole può donare, ma credo non funzioni neanche più, perché le ho tolte perché ho un problema col programma, ora appena riesco a um, risolvere le rimetterò. Sai, caro Sbrunetti, sei molto intelligente, fai in quel video discorsi dove i bambini di 11 anni, dici tu, mi fanno delle donazioni, no? È come un bambino che al parco chiede il lecca lecca a quelli più grandi. Eh, eh, è fatto capire come se io vado in live a chiedere l'elemosina, no? Questi live duraturi, du, 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 durenti, dure, durevoli, eh, questi lunghi live, no? Primo, che io faccia live corti o faccia live lunghi, o semplicemente che io faccia live a te, bronzetti, non te ne devi fottere un cazzo. Ok? Perché io non vengo a rompere le palle sul tuo lavoro, ciò che fai tu, ok? Poi, sulla cosa delle donazioni, che tu dici che gli undicenni mi donano, sai, per aprire un conto PayPal, una, una post pay, scusami Paypal non credo si possa, post pay, carta di credito, conto in banca, conto in posta, credo bisogna avere da una certa età in su, no? 16 sedicenni, dai 16 anni in su, credo. Per cui dovrebbe usare la carta di credito dei genitori e i genitori dovrebbero acconsentire a tutto ciò, ok? Io non vado a chiedere l'emosina a bambini come dici tu, ok? Io faccio questi live di intrattenimento che siano lunghi, siano corti. Poi ho messo il tasto donazioni per quelle poche persone che vogliono donare. Problem? Sai, in Italia mi donano un dollaro. E tu dici che io chiedo l'elemosina, eh? Poi ti reputi questo granduomo. E reputi i miei fan bambini quando il primo bambino in questa questione sei tu, ok? Eh, in Italia mi donano un dollaro sai in America la cosa delle donazioni è frequente giornalmente ci sono ragazzi addirittura che mettono il gioco di League of Legends però credo tu non capisca queste cose mettono il gioco di League of Legends lì sottofondo e poi stanno 4 ore a parlare con questo davanzale davanti che esce sai, ehm, questo oseno eh, e le donazioni non sono un dollaro sono 500, 1000 700, 600, 400, 80, 50, 60, però nessuno rompe le palle. E come a loro, a tanti altri streamer americani, ok? Che sia di League of Legends, che sia di Counter Strike, di Minecraft, ricevono molti soldi giornalmente, ma nessuno rompe le palle. Luke gli donano un dollaro, oltre ad essere il bambino undicenne, ok? Come dici tu? Addirittura vado in live a chiedere Elemosina. Sbronetti. Dai! Cioè, e poi dici che i tuoi video sono critiche oggettive, non soggettive. Io faccio delle critiche oggettive perché, perché, perché non dico ciò che penso io, ma dico ciò che si vede, per cui non è una cosa soggettiva, diciamo soggettiva. Le, I mie sono critiche. Sai, la critica è... Sai, Sbrunetti, eh, o oh, Luke, questa serie non mi piace, magari fanno un'altra con qualcosa in più. Luke, guarda, quest'ultimo video mi è piaciuto, c'era la telecamera buia, eh, avevi gli occhi che sembravi addormentato, sai, magari non l'ho seguito tanto, mi dispiace, seguirò i prossimi. Eh, Luke, guarda, è tanto che non ti seguo perché i tuoi video non mi attirano più. Eh, queste sono critiche, ma vai in live, questi lunghi live, chiedendo l'emosina. Non è una critica. Ok? E. Sei seguito palesemente dal 90% di bambini? Non è una critica. E tu attacchi me, poi io ti rispondo e vai su Facebook a dire i tigrotti stanno arrivando. Cioè continui anche, con questo tuo conscio di eh, essere superiore agli altri, no? Continui a punzecchiare e poi tirarti indietro, perché blocchi la gente, metti il posto e sto dominando le tigri. Brunzetti. Entra realmente in una gabbia di tigri. Postaci un bel video. Ok? Vai in una bella gabbia di tigri. Poi vediamo come ne esci. Sempre se ne esci, eh? Sarei curioso di vedere quel video. Credo che me lo riguarderei giorni e giorni. Vederti sbranare dalle tigri. Quelle reali, però senza non bambini, canali, eccetera, youtuber. Dalle tigri reali. Sai, tu sei veterinario. Io... Ci tengo a queste cose E usare le tigri come oggetto Usare le tigri come noi Superiorità per poterle domare Ti ci vedrei in una gabbia bronzetti E meno male che sei Veterinario Poi per quanto riguarda parlare dei miei soldi Delle mie donazioni O che io vada a chiedere l'emosina Parliamone Veramente sono curioso parliamone io ti ho invitato due o tre volte a parlarne in privato. Hai detto che non vuoi parlare in privato ma davanti a telecamere, televisioni, stampa. Ok? Per cui mi tocca rendere tutto pubblico e far sapere ai miei fan quello che penso. Ragazzi, il fatto che vado a chiedere l'emosina in, in live non è solo derivante da Bronzetti, è derivante anche da un altro grosso youtuber. Che poi magari ne parlerò con calma. E che dire, pensate ciò che volete. Però il mondo è piccolo. Il mondo è rotondo. Sputate in cielo. Che in faccia vi ritorna. Ciao a tutti!